Ciao a tutti, siamo tornati a Shinjuku. Questa è più o meno la stazione dei treni e degli autobus. Sì, esatto. E niente, qua la sera, ieri abbiamo visto un sacco di barboni tutti appostati qui e dall'altro lato della strada. Ma la cosa che ci ha impressionato di più è che forse a fianco ai barboni c'erano i normali pendolari o comunque i lavoratori, esatto, gli impiegati che si prendevano il loro pezzo di cartone e si mettevano qua a dormire in prossimità dei negozi e delle vetrine. Oggi ha piovuto, non è stato un gran giorno in sé. In primo luogo perché Akiba ci ha un po' deluso, meglio personalmente a me ha deluso, mi aspettavo di trovare molto di più, però come dice Albi non è che probabilmente abbiamo visto tutte le sue sfaccettature. Certo è che ricordava molto Shinjuku come struttura e non abbiamo neanche visto tutta quel mondo otaku che ci aspettavamo, esatto. Adesso confronteremo un po' i video del guru Dario Moccia per vedere dove è andato, perché oggi ad esempio non abbiamo visto un cazzo di Pokémon, un cazzo di Shonen Jump, abbiamo visto sì tanti manga, tanti DVD, tanti videogiochi, ma tutta la paraletteratura dei manga un po' ci è mancata e personalmente mi è mancata, mannaggia a loro. Adesso stiamo un po' ritornando a casa per farci una doccetta e quant'altro, come dico sempre, e poi dopo niente, andremo a mangiare il ramen consigliato da Marco Togni, un altro guru del Giappone. Passo e chiudo.